Mamma ti penso, ricordo della prigionia, ricordo di Potsdam, Germania, Berlino. Il padre di Antonio La Ricchiuta, Girolamo di Conversano, era in servizio militare a Merano quando, 19enne, fu deportato nel campo di Potsdam. Lì costruì questa valigetta che ora diventa strumento di memoria. Poi ha scritto: età più bella, vita più triste. E queste parole, secondo me, dicono tanto. 5 le medaglie d'onore consegnate ai parenti di altrettanti cittadini pugliesi internati nei lager nazisti, storie che hanno emozionato gli studenti presenti alla giornata commemorativa in prefettura Bari. Vedere come ci sono delle persone che portano la testimonianza di quanto sia accaduto effettivamente, diciamo, ci fa sentire un po' piccoli, ecco, in confronto a quello che è successo durante la storia. In mattinata il ricordo di Filippo D'Agostino, sindacalista e consigliere comunale deportato e ucciso nel lager di Mauthausen, e Giuseppe Zannini, antifascista cattolico barese, anche lui internato in Germania. Credo che veramente il valore aggiunto sia la partecipazione dei ragazzi. Noi abbiamo il dovere di trasmettere a loro la memoria. La memoria si alimenta di testimonianza, di esperienza viva. E alcuni ragazzi di rientro dalla visita ai campi di concentramento nazisti hanno portato la loro esperienza. Abbiamo quel compito di tramandare anche a noi, alle generazioni future, ciò che è stato l'esperienza dei campi di concentramento.